E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e finalmente siamo tornati qui su un Prova a Non Ridere. E come promesso abbiamo raggiunto 70.000 like per lo scorso episodio. Come al solito noi manteniamo sempre le promesse e quindi Stormy si è tagliato la barba come promesso. Con me ovviamente c'è Camper, che non mi è andato di presentarlo, però oggi lo presento. E ancora una volta ciao ragazzi, volevo dire hello motherfucker. Mi hai sfondato i timpani. Pensavate di esservi liberati di me? Non è stato così, manco questa fottutissima qualcuno gli spari volta. Comunque, dicevamo, Stormy, grazie al vostro miticissimo aiuto, ha dovuto fare una penitenza, ovvero tagliarsi quella barba. E mi ha detto che si è anche incazzato. E ora lo scopriremo insieme. Ragazzi, 70.000 mi piace. Prossimo episodio, continuate a mandarci le clip nei commenti e su Facebook, che trovate in descrizione. Eccolo qua, Stormy. Raga, io vi odio tutti quanti. No, scusate se questa è la locazione. Stavolta la challenge la fa lui, non la faccio io. Purtroppo. Credibile. Però che figata, Dio. Perché? Perché sta saltando? Ma qualcuno ha detto per caso Stormy Dance? Odio tutti quanti. Abbiamo capito. Mi detto, taglierò la barba. Sì. No, mi taglierò tanta barba. Comunque, 10 kg di barba. Tanta barba. Non vale. Non vale. Tutta. È andata così. Raga, veramente mi vergogno di uscire. Cazzo. Così. Fate schifo tutti quanti. Odio Dexter. Ma che cosa ti ho fatto io? Mi sembra giusto. Nessuno abbia a che fare. È un odio condiviso anche da me. Perché io veramente, raga, la mia barba tengo proprio come se fosse quasi la mia vita. Addirittura. Sto facendo tagliare la mia vita un attimo. Sentiti in colpa, Dexter. Siamo degli assassini. E ucciso una barba. Dexter, sei uno stronzo. Ma che cosa? Giusto. Piangi, Stormy, piangi. Spiegatemi come faccio a uscire. Apri la porta e vai. Ma stanno pieni del cazzo. Guardate, guardate, guardate quanta barba ho. No, Stormy, tu hai dei peli del pene in faccia. Raga, no, non vale così. Sai che chi assomiglia con quella barba rimasta? A chi? A Walter White. Stormy ha più barba che capelli. Sì, sì. Mi piace, madonna, guardate che sta. Guarda che schifo ancora. Chiudo il video con la barba all'interno della siddetta. Grazie Stormy per sbatterci la barba in faccia. Comunque non c'è chi sbatte il cash in faccia, chi sbatte la barba. Comunque non vale, perché Stormy se la doveva togliere tutta. E ora io ho una proposta da farvi, perché a 150.000 mi piace Stormy si taglierà tutta la barba. E ora glielo chiediamo. Signor Stormy Salmar, lei conferma che a 150.000 mi piace sotto il video di Prova a Non Ridere lei si taglierà tutta la barba? Qui da Salmar confermo. Va bene, ho tutto, va bene. Ok. Stormy ha confermato. 5 secondi. Qual era il messaggio originale che gli hai mandato? Bene, ma ora siamo pronti a partire con le clip che ci avete mandato. Ovvero, dall'anteprima possiamo vedere un povero uomo, un uomo povero che non ha soldi per comprarsi una macchina e quindi decide di fingere di avere una macchina. Che schifo i poveri. E perché c'è l'omino Michelin? Chiaramente è lo suo sponsor. E quindi grazie a quello che si è potuto comprare questa bellissima macchina. Sì, assolutamente. Partiamo a razzo? Vai! Oddio mio! Anche i pedali! Guarda! Guarda con che foto mette le marce! Guarda! Cambia pure le marce! Quella è retromarcia però, eh! Oh, occhio che fermo! Io ho capito solo una cosa di sto video, Camp. Anch'io! È arrivato primo comunque. Camper è arrivato primo a presentarsi dallo psicologo. Un incredibile trucco di magia. Vediamo questa magia. Cosa sta succedendo? Questa bambina ha un dono. Cosa sta? 3, 2, 1. Una piccola Matte Bise. Sì, è la loro sorella. Matte Bise e bambina tagline. Però riconosco il dito alla Bise. Uguale. Ha fatto una bella magia. La sai per caso replicare? Sì, aspetta, Camper. Lo vedi questo fazzoletto? Guarda, io lo metto qua.
Ora, bambini che giocano a basket. Ok. Oddio! Perché? È un campione. Colpo da NBA. Povera sorellina. Cioè, lo fa altre 100 volte e non ci riesce. Siamo sicuri? Lo rivediamo per essere sicuri che altre 300 volte non ci riesce? Rivediamolo. Sì. Secondo me ci riuscirà sempre. Ed ora un piccolo glitch su FIFA 16. Beh, un calcio di rigore. Cosa ci sarà di tanto sbagliato? 3, 2, 1. È chiaramente il portiere della squadra di Stormy. È lui. Ok. Lo chiamavano contrappali. E secondo me non sbaglia, eh. Vabbè, ma dai. Guarda mamma, a porta vuota, la paro con la forza del pensiero. Comunque secondo me quella era una danza ipnotica, altrimenti non si spiega il motivo per cui quel giocatore abbia sbagliato a porta vuota, cioè. Prossima clip. Ed ora Harry Potter. Cosa? Ma con che cazzo? Real life. Con cosa si stanno sparando? Da Hogwarts. Ma con cosa si stanno... Sono fuochi d'artificio, Dexter. Ma perché? Ma si possono ciecare. È una cosa malatissima. Lo voglio fare anch'io con la tuta da Illuminati Crew. A quanti mila like? Vabbè, già abbiamo chiesto 150.000 per Stormy. Dai, 200.000. 200.000 lo facciamo con tutto. Facciamo esplodere le mani. Raga, guarda che è pericolosissimo. Io ve lo dico. Raggiungiamo 150.000, vai, e basta. Ed ora, lo sai che ore sono, Dexter? Quando cazzo uno si svegliava la mattina, l'ora esatta stava sempre là. E anche questo ragazzo lo sa. Oh, ciao, Mr. Surreal Sexy. Surreal Sexy. Yeah. No. Perché? Perché? È intonato però, Non ce la posso fare. Sì, ha raggiunto il suo scopo. Diciamo che ora è più sexy che mai. E torniamo al calcio, però non più su FIFA, ma stavolta al calcio giocato, vero Camper? Esattamente, siamo a Città del Messico, direttamente dal calcio messicano. C'è Ronaldinho? Non proprio, ma c'è sicuramente un grande difensore. Vediamo questo grande difensore. In scivolata! Oh oh! Dove è andato a finire? Dove? Ok. Difensore da una parte, palla dall'altra. Ricordava un po' Boateng. Sì, con Messi. Con Messi. È andato proprio per i cazzi sua. Da qualche parte del Brasile c'è un bambino che ha problemi con un animale. Il suo nome era Brazzo? Sì. E questo animale pare dargli parecchi fastidi. Andiamolo a scoprire. Copriamolo. Eccolo qua. Ecco il Brazzo. Ma quello è Maurizio da piccolino. Oh. Dai. Non vuole proprio uscire. Che animale è, scusa? Un animale, ha problemi con un animale. Sembra parecchio grosso. Tira un po'. Ma che c'è che tirare fuori? Ma che cos'è? Un toro? Che cos'è? Uno Yeti, che cazzo c'ha là dentro? Cosa c'è in Brasile di potente, scusa? Non ne ho idea. Adriano! Sta cercando di tirare fuori Adriano. Ma che cazzo? Ronaldinho post serata. Vai, vai. Ma cosa? Ma come? No. Ma ci sono rimasto malissimo. Ma che cazzo va? Cioè, sembrava un pachiderma. Ma dai. E terminiamo con una compilation, come al solito, di fail sportivi. Primo fail in bicicletta. Cosa succederà? Olè. No. Quelle erano le mutande. Sì. Dopo due pizze in faccia arriva la terza. I cammelli non bisogna farli incazzare. Assolutamente, mai nella vita.
Le persone che sanno correre. Questo è win, vabbè, però, questo è win. Ha vinto. Questo è winning. Attenzione. Brusco risveglio. Che succede? È impossessata. Oh. No, perché sta russando. Oh. No. Adesso non russerà più. Che è successo? E poi lo consola. Ammazza che stronza. Oh. Ok, oh, un ragazzino che si è vestito da fantasma. Era un fantasma, non l'ha visto. Un altro bambino che cade. Così. Ok. Ballerine volanti, volano in aria. Si attaccano gli americani. No, e volano anche dentro il camino. Un bambino. Mo sbocca. No, mo sviene e dà una testata. Hanno paura? Di cosa? Non capisco. C'è uno scheletro. Ah, uno scheletro quello. Non scusate il ritardo. Dar fastidio mai ai coccodrilli, perché poi c'è sempre un amico deficiente che ti spaventa. Ok. Questa era l'episodio numero, non mi ricordo, di Prova a non ridere. 150.000 mi piace. Anzi, 70.000 mi piace. Prossimo episodio è 150.000 mi piace. Stormy taglierà tutta la barba, quindi spolliciate perché se lo merita, no, Camp? Assolutamente. Per una volta che non devo fare penitenze io. Così, spolliciate, bastardi. Comunque, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mandateci le vostre clip su Facebook che trovate in descrizione. Andateci e cliccate mi piace. Passate anche da Instagram, anche da quello degli Anub Channel. E passate su Tumblr. Non nessuno a Tumblr. È vero, manco io. Ma che cos'è Tumblr poi? Qualcuno mi spieghi nei commenti che cos'è Tumblr. No idea. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Vi mandiamo un abbraccione, un salutone e ci ciao gente. Scherzo a Violetta.